Buon salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata qui nella Zerg City. Siamo sul City Skylines 2, dopo l'ultimo aggiornamento che hanno fatto, quindi dovremmo vedere alcuni miglioramenti. Sto andando un po' avanti, in modo da far crescere la nostra piccola New York. Abbiamo alcuni problemi, tipo questo che mi dice che è abbandonato, sono infelici perché case piccole. Ok, loro si lamentano che hanno le case piccole. E a questo punto ti direi, fammi un bel mix, cadi giù e vedi di ricrescere. Perché se tu vai prima ad abitare una palazzina così, poi ti lamenti che hai una casa piccola. Però per cortesia, non si può mettere un'impostazione che si elimina automaticamente questo, come ho sempre fatto. Per piacere, grazie. Ok, come al solito abbiamo problemi di traffico, tanti, cioè proprio enormi problemi di traffico. Guardate quante macchine, ho dovuto mettere altri parcheggi perché se quelli non bastavano erano pieni, ma anche questi tratti generano traffico, un traffico disumano. Guardate qui cosa succede, tutte le macchine che vogliono entrare qui per entrare nei parcheggi e uscire. Però ho visto che il problema principale è che alcuni cosa vogliono fare, vogliono andare qui, fare il giro e uscire da quest'altro lato. Non chiedetemi perché, e si ingorgono tutte quante qui le macchine. Poi c'era il problema che i pedoni, giustamente parcheggiando, uscivano da qua e volevano andare dall'altra parte, quindi gli ho fatto questa zona diciamo sopraelevata, in modo che loro camminano qua sopra, vanno qui e vanno nell'area pedonale. No, che ho fatto? E niente, ho provato anche a eliminare questa strada in modo che entrassero e uscissero da qui. Però se le elimino, non so per quale motivo, ma la curva me la collega solo con una linea. Quindi tutte le macchine che volevano parcheggiare c'erano qui e c'era una fila comunque interminabile. Vedete? Niente, così, basta. Cioè, poi questa cosa assurda del terreno fatto così. Elimino. Ora vedo se riesco a farlo meglio. Quindi mettiamo in pausa. Io qua gli ho fatto lato strada in modo che non possono parcheggiare sul lato. E voglio vedere se riesco a fare una cosa un po' più fatta bene. E niente, proviamo a ripartire da qua. Proviamo a farla a due. Solo che se faccio a due va a finire che non ci sta. Forse così sì. Forse va meglio, forse. Vediamo un po'. L'unico problema però anche qui che ci sono troppe strisce pedonali, quindi iniziamo a eliminare un po' di strisce. Sono 3000 strisce anche qui, anche qui e anche qui. Basta, attraversano da quest'altro lato e poi qua c'è anche un semaforo, cioè eliminiamo. Vai, buttatevi nella mischia. Ok, adesso l'ingorgo non c'è più qua, però c'è sempre per entrare e per uscire dai parcheggi, che sono quasi pieni tutti. Tranne questo sì, è pieno. C'è molta gente che aspetta i taxi? Sì. E noi dovremo sempre fare il sistema di autobus. Ok, vabbè, il traffico, vedete, si genera dove noi mettiamo i parcheggi. Se noi eliminassimo i parcheggi, non ci sarebbe più traffico, guardate. Tutto per i parcheggi. Però, che fai, non li metti i parcheggi? Vedete, qua non c'è più traffico. Traffico c'è solo lì. Perché c'è il parcheggio qua.
non so come risolvere il problema dei parcheggi. Cioè, o l'avrei dovuto fare tipo qui parcheggi e fare tutto un sistema di percorso di auto con rotonde e cose per gestire meglio il traffico e farli arrivare da quest'altro lato, o... non saprei, perché tu li metti qua, fai la strada e la gente si ingorga lì per prendere la strada per i parcheggi. Cioè, il problema è quello. Il problema è che la gente vuole entrare nei parcheggi. Se avete dei consigli per risolvere questo problema, ditemelo. Posso anche buttare giù tutto e rifare tutto da capo, Comunque, allora, questo sono collegato oggi perché volevo fare l'obiettivo per i pullman, perché da milioni di giorni e anni che dico che voglio farlo e non riesco a farlo. Ok, meno male, qua ci sono i pompieri. Speriamo che riescano a spegnere l'incendio. Questa è una strada, diciamo così, viene percorsa anche dai camion. Ma c'è sotto un altro problema. Cumuli di rifiuti. Mi sa che solo la centrale che genera elettricità dai rifiuti non ce la fa. Anche qui cumulo di rifiuti. E allora ho pensato, vediamo un po', abbiamo dei punti da sbloccare. Io so che c'era tipo centro di riciclo, trattamento dei rifiuti industriali. Sblocchiamo. Abbiamo il problema dei rifiuti, sblocchiamo i rifiuti. Qua abbiamo fatto il treno, acqua, tram, aria, 4 punti, aeroporto, ancora dobbiamo fare i treni. Vediamo un po' se c'è qualche altra cosa. Però il municipio è il centro delle diverse branche dell'alimentazione locale. Una burocrazia più efficace riduce i tassi di interesse sui prestiti e i prezzi delle merci importate. Municipio. E altri 2 punti. Deposito elicotteri antincendio. Ma possiamo farlo, che prima dobbiamo mettere le torri di avvistamento. Università tecnica. Università di medicina. No, di medicina. Università di medicina, facciamo una bella università di medicina. Quindi abbiamo altri punti sbloccati. Che però, per prima cosa, dovremmo fare centro di riciclo. Io quasi quasi lo farei proprio qui. Vediamo cosa c'è. Deposito camion della spazzatura, indubbiamente. Questo è punto di raccolta dei rifiuti pericolosi. Un paio, questo. Estensione dello stoccaggio, vai. Ok, qui adesso dovrebbero uscire i camion della nettezza urbana e vadano a risolvere il problema dei rifiuti. Io quasi quasi avrei voluto mettere proprio pure una discarica qui vicino, però vediamo. Impianto per il trattamento dei rifiuti industriali. Lo farei sempre qua. Mamma mia, città immensa. Boom, altri punti, altre cose da sbloccare. Però vediamo lui cosa c'ha. No, non ha nessun diciamo upgrade. Efficienza 25%, 27% perché? Budget dei servizi. Ah, allora vediamo. Servizi. Noi le strade le abbiamo all'80. Proviamo a mettere tutto al 100, perché comunque stiamo guadagnando. Elettricità. Acqua. Assistenza. Gestione dei rifiuti. Wow, da qui quanto più. Istruzione, dobbiamo mettere 100 perché i parchi si lamentano. Antincendio 100, polizia si lamentano, andiamo sul 100. Vediamo un po' quanto arriviamo se teniamo tutto al 100, perché noi abbiamo iniziato a guadagnare col petrolio la volta scorsa. Trasporti niente, servizi, comunicazione, architettura del paesaggio, vabbè, vediamo. Budget più 1000,
e 128, quindi siamo in positivo comunque. Guarda qui quanti bei camion. Infatti qua subito si è risolto il problema dei rifiuti accumulati. Adesso è il tempo che arrivano anche qui i camion e spero che si risolva anche in questa zona qui. Ok, guardate qui che la nostra immensa piccola New York, così si può chiamare. E come al solito qui abbiamo problemi di affitto. Affitto alto, però è felice. Adolescente, poco istruita. È normale che l'affitto alto se tu sei un adolescente, non vai al lavoro, poco istruita. Allora, facciamo una cosa. Poi ve ne andate, mettiamo delle case a schiera. La stessa cosa anche qui. La stessa cosa anche qui. E quasi quasi gli farei anche dei negozietti piccoli. Allora, torniamo a noi, facciamo i nostri autobus. Anche se io qui vedo ancora problematiche tipo questo che è abbandonato. Ma qui che c'è? C'è questa linea qui. Io quasi quasi farei tutto un mix, butterei a terra questo. È risolto anche qui. Basta. Affitto alto, vediamo un po'. Però è felice, residenti. Adolescente, poco istruita, con due cani. È normale che l'affitto è alto. Cioè, come ti mantieni? Diciamo così. Palazzina a schiera e vai. Risolto anche questo problema. Allora, visto che noi abbiamo la scuola, mamma mia quanto è grande, immensa questa cosa. Dove ce l'andiamo a piazzare questa? Io quasi quasi la piazzerei qua, dove sono altre scuole, ci facciamo questa qui. Della medicina, anzi piazzerei proprio qui. Nuova struttura disponibile, pappe, va bene. E gli farei una strada dedicata. Partendo da qua a senso unico che vada così. Una bella curva che mi vada, si va a mettere qui dentro. E qualcosa che da qui faccio così. E poi da qua si metta qui. Perché qua davanti magari ci potremmo fare fermata degli autobus, potremmo fare una fermata della metropolitana e tutte queste cose qui. Vediamo se può essere ampliata, sì. Capacità aumentata per una maggiore... ok, al momento non ci interessa. I cittadini che si trovano nelle vicinanze dell'università possono essere curati qui e ricevere un supporto per la loro salute. Glielo metto. Può mettere anche di fronte. No, dietro sì. Questo invece... Il lavoro di ricerca aumenta la possibilità degli studenti di laurearsi. Assolutamente sì. Bella, mi piace sta struttura, dai. Va bene, torniamo a noi. Autobus. Dai, è arrivato il momento. Deposito degli autobus. Devo fare prima il deposito degli autobus. È questo che mi stai dicendo, no? Se io faccio questo... ecco qui. Con un terminal che io mi vado a mettere tipo qua. Anzi, facciamo alla fine. Facciamo qui alla fine.
Vorrei fare subito una cosa prima che noi ci costruiamo attorno e non possiamo fare più nulla. Prendiamo questo qui, lo facciamo un po' più in alto, tipo così, facciamo un passaggio sopraelevato che poi mi scenda, ma non si riesce a collegare alle strutture qui. E me la vado a collegare la strada qua. Stessa cosa faccio così. Così la gente scende da qui. Può fare questa sopraelevata e va all'università. Vado da quest'altro lato. Ok, come funziona? Allora, per prima cosa dovremmo piazzare le fermate dell'autobus. Beh, qua è inutile perché quelle loro si fermano, però volendo potremmo farlo, dai. Tipo qui. Davanti cioè, alle varie università ci sta. Facciamo prima una qua interna. Sì, adesso inizia a piazzare tutte le postazioni degli autobus. Però faccio un errore. Cioè quello di non vedere il senso di marcia di queste stazioni, perché a seconda di in che posto la metti cambia il senso di marcia, cioè se è il lato destro o il lato sinistro, se è l'andata o il ritorno. Quindi è un po' da rivedere questa cosa. Anche perché infatti dopo vado a rifare di nuovo la linea. Lo scoprirete poi alla fine del video perché taglierò un bel po' di parti proprio perché l'audio è venuto una schifezza in questo video. Purtroppo succede quando aggiorni OBS. Che bello, eh? Sì. Bene, quindi vi lascio direttamente alla fine del video perché tanto alla fine faccio solo la linea dell'autobus che poi la vado a rifare, quindi è inutile che ci prolunghiamo più di tanto. Allora, l'ho rifatta, 12,7 km, biglietto facciamo 25, veicoli assegnati 15, arrivano. Il bello è che però questi veicoli sicuramente si bloccheranno nel traffico insieme a tutti gli altri, come tutto il traffico che c'è qua e questi perché devono andare nel parcheggio, oddio. Il parcheggio non è stata una buona idea. Vabbè. Penso che per questo episodio sia tutto, io vi ringrazio come sempre per la visualizzazione del video, invito come sempre a iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciatemi dei consigli per capire come risolvere il problema che si genera qui col traffico, vedete c'è ancora traffico, e se io vado a eliminare i parcheggi il traffico scompare, sono sicuro, sono convinto al 100%, o dovrei fare una cosa come questa, tipo fare delle linee in modo che se c'è traffico si genera solo qui dentro. Voglio riuscire a capire come fare a eliminare anche queste auto volanti che sono rimaste qui. E come faccio adesso? No. Vedete quanta gente sale? Un bel po'. E che dirvi? Io vi ringrazio ancora una volta. Da Zerk è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio qui nella Zerk City. Somebody should.